Direttrice dell'unità di terapia intensiva di Montreal, vive all'estero ma di origini catanesi, è stata proprio lei a volere fortemente quest'hub per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale per affrontare le questioni sull'uguaglianza di genere. L'evento eWin, che si terrà in maniera ibrida, avrà partecipanti presenti alla Baia Verde di Catania e partecipanti da tutto il mondo che si connetteranno online tramite la nostra segreteria di Milano. E quest'anno affronteremo il problema della carriera delle donne nell'ambito dell'università, quindi dell'accademia, e lo affronteremo non solo dal punto di vista medico, ma in collaborazione con colleghe che lavorano nel campo dell'architettura, dell'arte, dell'economia e soprattutto con delle colleghe che in questo momento sono impegnate con la nuova legislazione per l'uguaglianza di genere. Quindi avremo quattro tavole tematiche con dei relatori nazionali e internazionali di grosso rilievo. Sono ancora molte le disparità di genere, soprattutto nei ruoli di comando e di gestione per quel che riguarda le donne. Purtroppo i numeri sembrano indicare che ci sia una grossa disparità e le motivazioni sono numerose. Le soluzioni sono altrettanto numerose. Infatti, in questi giorni vorremmo concentrarci con un documento propositivo che alla fine dei lavori possa aiutarci a chiudere, il gap, chiudere la disuguaglianza quanto più possibile. Lei ha raggiunto la vetta del vulcano catanese che le valse il titolo di imperatrice dell'Etna per raccogliere i fondi proprio legati per la questione della ricerca e della disuguaglianza di genere. Sì, io ho trovato una grossa similitudine tra la scalata del vulcano che noi chiamiamo La Signora, il più alto vulcano attivo d'Europa, e la scalata che ogni giorno noi facciamo per ottenere, raggiungere i vertici della carriera. Quindi questo brevetto che ho preso insieme a un'altra donna, una professionista inglese, è servito a raccogliere, è ancora aperto, serve per raccogliere fondi al fine di poter creare questi incontri e avere una serie di proposte per aiutare tutte le donne a scalare la vetta e gli apici della propria carriera. Lei è molto sportiva e ha pensato di traslare lo stesso affiatamento che conduce una squadra alla vittoria di una partita al mondo professionale. Sì, iWin deve essere l'equivalente di una squadra, è una piattaforma di network e l'unico modo per andare avanti è essere squadra. E con questo invito anche gli uomini, invito tutte le istituzioni a farne parte, perché non dobbiamo avere solo donne, ma dobbiamo avere una collaborazione con gli enti e le istituzioni che portano a un mondo e a un'attività professionale più qualitaria e migliore per tutti.